Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi sono qui per mostrarvi una bevanda davvero strepitosa. La andremo ad assaggiare. Si tratta di un pezzo storico e antiquato che arriva dal 2009. La lattina in questione, ragazzi, è una vera e propria leggenda. Trovarla piena è stato difficilissimo e mi è costato un po' di quattrini. Ma alla fine, ragazzi, ecco qui la Monster Nitrous versione anti-gravity, ragazzi, progenitore della Extra Strange. Se non sapete di cosa sto parlando, mi raccomando, lasciate super supporto e continuate la visione di questo video. Ci tengo tantissimo. Ed ecco, ragazzi, che per la serie Expired abbiamo qui una Monster anti-gravity. Si tratta di una twist top, ragazzi, veramente strepitosa, ma il punto sostanziale è che è una Nitrous. È bellissima. Si tratta di un progenitore della nota e antiquata Extra Strange, ragazzi, questa lattina qui. Infatti, quella a destra non è altro che la versione successiva, prodotta poi sia in formato normale che con twist top. Se la Extra Strange è del 2012, ragazzi, la nostra Nitrous è del 2009. È ancora più antiquata, ragazzi. Guardate che fondo stupendo. Vi piacciono tutti questi schizzi di colore che tendono dal giallo ma prettamente all'arancio. Abbiamo il logo Monster di colore nero, veramente stupendo, poi messo in diagonale, e la scritta Nitrous Monster Energy. Lattina da 355 ml, molto molto bella, con il twisted top. Sul retro abbiamo la tabella dei valori nutrizionali, veramente stupenda, e ruotandola ulteriormente abbiamo il quadro della descrizione. Veramente mi tremano le mani a tenere una lattina così vecchia, sapendo che tra poco sarà per essere aperta. Ragazzi, produttore Rexam. SKU039, ragazzi, Unleash the Nitro Beast. Lattina leggendaria, ragazzi, da paura. Ragazzi, siamo pronti per fare la follia. Bicchierino di vetro, ragazzi, per vedere il colore di questa anti-gravity. Siamo pronti per fare una cavolata. Ok, ci siamo. Diciamo che il colore è standard, tende all'arancio, molto molto particolare. Ragazzi, veramente assurdo. Abbiamo aperto una lattina del 2009. Guardate un po' che colore poi, ragazzi. Non tiene frizzantezza, è torbida. Però, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Sono riuscito a trovarle piene proprio grazie al mio caro amico Mario. Vi lascio in descrizione il link al suo profilo ufficiale. È riuscito a reperirle grazie a un ragazzo del Lussemburgo che ha venduto tutta la sua collezione e le teneva piene. Devo essere sincero, mi ricorda un po' quegli sciroppi al miele, un po' molto particolari, cioè ha un sapore veramente amarognolo quasi. È forte. È molto impattante, nel senso che il gusto, per quanto non possa essere chissà quanto male, devo essere sincero, ha una nota, un retrogusto molto molto amaro. Penso sia dovuta al fatto che sia scaduta, però ragazzi, è strana. C'è un sapore che tende a essere agrumato, aspro, ma che sfocia in totale amarezza. Cioè, ripeto, ricorda quegli sciroppi al miele. Poi io non so di base l'anti-gravity che sapore possa avere. In questo caso penso sia impercettibile. È molto molto strana, ripeto, il tempo ha fatto il suo corso. Si tratta di una lattina scaduta, senza frizzantezza, cosa che di prassi penso dovrebbe esserci. Quindi ragazzi, diciamo che il risultato lascia un po' a desiderare. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. Devo ancora recensire la Killer Bee. Quindi
Quindi ragazzi, sarà qualcosa di stupendo. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto supportatemi ragazzi. Chi nel 2023 vi va a recensire una Nitro su una lattina che arriva dal 2009? Detto questo, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e soprattutto ad iscrivervi. Noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!